È una storia italiana molto particolare che volendo rappresentarla con una battuta, con una immagine, di cui Napolitano non sarebbe contento, insomma, per dirla con una battuta, ma in senso buono, è una specie di vendetta, se così vogliamo chiamarla, della parte migliore della storia della Prima Repubblica sul nulla, sulla inconsistenza della seconda. Beh, mi pare che ci sia, per quel che posso capire, un tentativo di rimettere insieme una tela strappata, che è quella anche del settennato supremo. Del suo primo settennato, perché diciamo, fin dal suo discorso di insediamento nel 2006, Napolitano si dette come compito quello di contribuire attivamente per la parte che gli competeva a governare il passaggio da un bipolarismo selvatico, diciamo, rissoso, inconcludente e via dicendo, a una democrazia dell'alternanza con le istituzioni di una democrazia dell'alternanza. Come è noto, le cose nel settennato sono andate per tanti motivi diversamente, anche il tentativo di mettere mano nell'ultima fase, quella del governo Monti, che era un grande impegno di Napolitano, totalmente disatteso dalle forze politiche, di mettere mano alle riforme, segnatamente alla riforma elettorale, è andato come è andato. Dopo questo risultato elettorale, il tentativo di rimettere assieme, garantendo un governo al paese nelle condizioni proprie date da questo risultato elettorale, è il tentativo di rimettere in piedi quel discorso lì, insomma. Per un ragazzo che tutto sommato veniva, come suol dirsi, dal 68, Napolitano era una figura molto particolare, molto diversa, molto difficile anche da acchiappare. Uno dei ricordi tra i vari, di quelli che cito nel libro, che la dice molto anche su Napolitano, è che nell'estate del 1972, in vacanza sulla costiera amalfitana, per l'esattezza a Fraiano, io mi feci crescere la barba, soprattutto per motivi di pigrizia estiva, diciamo, che porto tuttora. Ricordo un mio ritorno a Roma, vado a Botteghe Oscure per qualche motivo, non mi ricordo più, vado da Napolitano e mi guarda letteralmente allibito e colpito, perché se anche uno come me si faceva crescere la barba, insomma c'era qualcosa che non andava. Poi spero, insomma, che questa barba non gli abbia creato, e non credo gli abbia creato particolari problemi.